Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo gameplay su Dark Souls 3. Ed sarà praticamente la mia seconda ora di gioco, quella che oggi scopriremo insieme. Scusatemi per il rumore, ma roba da buttare. In ogni caso, sì, come vi stavo dicendo, oggi sarà la seconda ora di gameplay. Tuffiamoci immediatamente col tasto continua e ovviamente divertitevi a guardarmi morire tante volte. L'ultima volta mi sono accorto che avevo il volume davvero, 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 davvero basso. Quindi per questa volta dovrei aver sistemato il volume. Quindi oggi dovreste sentire sia me che il gioco e non soltanto la mia bruttissima voce che nessuno vuole sentire. Leggi il messaggio. Hurra per bel lavoro, grazie. Ah, disperazione. Apri menu. Grazie, quello lo posso fare già così di mio. Allora, oggi il nostro obiettivo sarà quello di uccidere il... come si chiama? Com'è che l'avevano chiamato in quella nota questa parola? Uccidere un cazzo se già inizio così. Ragazzi, io sia partito un granché bene. Andiamo subito a recuperare un po' di vita perché qua. Allora, stavo dicendo, il nostro obiettivo è di uccidere il tossico, perché l'ultima volta qualcuno aveva lasciato una nota che ci sarebbe stato il tossico. Poi sono andato dal tossico e sono morto dal tossico. Quindi oggi niente tossici, per favore. Cioè, anzi, per meglio dire, andiamo dal tossico. Mr. Perry. Mi trovo scomodo a puntare con la rotellina del mouse i personaggi e i nemici. E fino a qua le cose sono piuttosto semplici, no? Dico che sono piuttosto semplici quando 2 secondi fa ci stavo praticamente morendo. Probabilmente per andare avanti devo pure andare di là e non di qua. Altare del vicolo, sì. Sì, per andare avanti devo andare di qua. Ah, ecco qua. Sarà sicuramente la... Sarà... Sì, sicuramente questa qui è il punto dove posso salire di livello praticamente. Ok. Prima di andare là, voglio davvero battere il tossico. Voglio. Cioè, non è che voglio, devo. Cioè, ragazzi, devo, 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 devo. E lo devo battere coi Perry, perché c'era scritto qualcuno, aveva scritto la nota qui da qualche parte. Tossico più avanti, eccolo qua. Nemico temibile. La prossima nota dovrebbe essere quella che dice... Se non sai fare i parry, ti attacchi il cazzo, in poche parole. Ok. Comunque stavo vedendo proprio adesso che sotto le armi c'è una durabilità, quindi lo schema dovrebbe essere quello di Dark Souls 2, sotto quel punto di vista. Come l'altra volta lo voglio portare. Lo voglio portare di qua, per forza. Vieni qua. Ok, bene. Veleno o sanguinamento? Ok, voglio imparare i due pattern di movimenti. Ok. Se faccio così dovrei riuscire, dai. Quando si prepara così. Ok, vieni qua, dai, fatta avanti. Ok,
Con calma, eh. Mo t'ammazzo, stronzo. Vieni qua, vieni qua. Dai. 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 Dannazione. Bastardo. Stavolta ho un buon tempismo, eh. Ok. Dammi stamina e torniamo. Calcio era un errore, ragazzi, era un errore. Però niente di irrimediabile, dai. Aia. Grazie per lasciare il tempo giusto di curarmi. Schivare un po' di più, cazzo. Altrimenti non lo faccio questo. Ok. Inizio a capire. Ok, dai. Dai, ora ci sto praticamente giocando per capire il pattern dei movimenti. Una volta che dovrei aver... A un certo punto dovrei capire come si muove più o meno. A quel punto. Non ho più fiaschetto, spero, eh. Critico. Questo è bello, eh. Ok, non voglio rischiare di fare parry perché penso di non riuscirmi. Ok, questo. Sono morto. Cazzarola, per poco. Ok, adesso però. Adesso ho confido in me stesso e penso di poterci riuscire. Ho capito più o meno come il pattern dei movimenti. Stavolta senza sprecare tutte quelle fiaschette Estus dovrei in teoria riuscirlo a battere. Però vedremo, magari succedono brutte cose. Soltanto per ora, giuro a tutti che dopo lo ritolgo, perché è una cosa che io faccio da sempre, mi tolgo l'elmo. Il motivo per il quale mi tolgo l'elmo è perché a me piace vedere il mio personaggio. Ho investito del tempo per crearlo e trovo che l'estetica faccia la sua parte. Sti cazzi, stavo per cadere. Allora, devo assolutamente cambiare il tasto per puntare. Assolutamente. Ma assolutamente, ma assolutamente, cazzarola. Cioè, ogni volta che è, mi viene da prendere spazio. Questa è una cosa comoda delle console, questo gioco. Comunque, si vede che ha un... uno schema di tasti progettato per console, perché trovavo molto più comodo il joystick, onestamente. Magari poi sono io, però trovo che lo schema di comandi su console fosse eccellente. Non che questo faccia schifo, no, per l'amor di Dio, quello no. Però l'abitudine fa brutti scherzi. Ecco ancora il mio mouse che... ogni tanto il mio mouse si spegne proprio. No, no, non spegnerti ora, mouse. Mouse. Ok. Sta rifunzionando, perfetto. Allora possiamo affrontarlo. Se muoio per colpa del mio mouse, porca puttana. C'è? C'è il mio mouse? Sì, c'è. Ok, a posto. Vai. Ok, il round può iniziare. Ah!
bene. Ok. Dai ragazzi, che palle, che palle, che palle, che palle. Giuro che mi dedico a questo tizio fin quando lo batto, ma perché non è possibile che mi faccia fuori tutte queste volte. Comunque un pochettino di editing ci sta, su Dark Souls, perché magari mi tolgo ogni volta la strada e tutte quelle cose, perché altrimenti qua i video diventano infiniti. Che cazzo. Diciamo che vi toglierò le parti noiose e ripetitive. Ok, non pozzo per questo, perché sarei una vergogna se usassi le pozioni per questo. Grazie. Ok. Nuovo tentativo. Ok, proviamo con i perri stavolta, dato che finora successo non ne ho avuto. Avevo una freccia conficcata nella schiena. Vengi, vengi. Dai, dai. Muoviti. Comunque non sono il primo che ha pensato di portarlo qua all'amico, eh. E dai! Che sei handicappato sei? Dai! Salgi, salgi! Ok, i parry non sono impossibili, però ho fidato il contrattacco, non chiedetemi come. Nope, niente. Sembrava un momento abbastanza adatto ad avere una fiaschetta Estus, insomma. Ok, vai. Ti piace, eh? Ti piace, eh? Che culo che non m'ha preso. M'ha preso? Come? È un bruto. Dai, non ci credo, non avevo stamina. Sono un cretino. Allora. Ragioniamo un attimo, eh. Allora. Inventario. Vediamo cos'ho. Qua. Inventario. No, scherzavo. Magari qua. Bomba. Stavolta proveremo il tutto per tutto. Con la bomba, vai. Gli scaglierò addosso le bombe.
Sufficiente, perfetto. Allora, questa volta appena vedo che gli tolgo circa mezza vita e ho ancora due fiasche Estus, gli scaglio addosso le bombe. Mezza vita con due fiasche Estus, metto quella come... Datemi le mie 5.000 anime. Ci sono attaccato a queste 5.000 anime, le ho già perse e riprese tipo 4 volte, 5 volte. Vengi, vengi. Ok. Stavolta. Oh, allora? Iniziamo male, ma molto male. Iniziamo bene. Dai, mi ha fatto un affondo, ragazzi. E pensavo persino, ero sicuro di essere riuscito a fare il parry, e invece no. Questo è... Metà vita, eh? Quando arrivo a metà vita uso le bombe. Chissà quante ce ne vogliono per ucciderlo. Se poi scopro che con 5 bombe posso ucciderlo, mamma mia quante bestemmie tiro. Ok, andiamo. E comunque stasera ha dei problemi. Guardate, io sto tenendo schiacciato tutto il tempo spazio e avanti, però ogni tanto si ferma. Animo morente, vai così. Ok. Allora. Anche se penso che se non ci riesco questa volta vado giù al falò, salgo di livello e poi ci riprovo. Che secondo me lì si può salire di livello. Torno qua con uno o due livelli in più, giusto per farmi sopravvivere a un paio delle sue combo. Ho rotto le palle con le sue combo, eh. Se te lo affronto qui, fra l'altro, che... stiamo scherzando? No, poi sono morto pure in un posto di merda. Ok, quindi quando fa quella cosa è meglio non attaccarlo. Quindi lui fa i parry. Ecco cosa voleva dire quel tizio che diceva parry più avanti. Non devi fare io i parry. Però funziona quando li faccio io i parry comunque. Mamma mia. Altro perché mi pare anche molto difficile girargli dietro, cioè nel senso è molto reattivo a livello di, cioè non è come l'arciere qua che gli sono girato intorno e nemmeno se ne è reso conto. Cioè, perché non riesco a trovare davvero qualsiasi punto debole. Non riesco a trovare quella combo dove lui fa un errore praticamente, no? Perché si conosce, no? Che c'è sempre quella combo dove fanno stronzate anche loro. Ok, vieni qua.
Sali. Su scale, hai paura. Dai. Mi fai fuori ogni volta e hai paura delle scale. Ma stiamo scherzando. Dai. Dai. Faccio quella stronzata di prenderti a cazzotti mentre sei in posizione difensiva. Funziona una volta, non due, dai. Invece adesso io provo a far così, eh. Voglio un cazzo, mamma mia. Sarà dura. Vediamo subito. Faccio prima tirargli una spadata a quel punto. Devo assolutamente, quando fa una combo, il minimo, il terzo colpo schivarglielo, altrimenti non riesco. Ok. Esatto, così devo fare, ok. Ok, dai. Dai. Ok, se riesco a schivarli, il salto ogni volta, piano piano dovrei riuscire. Devo costringerlo a saltare. Saltare. Quando salti? Salta? Ogni tanto riesco a capire, e allora quando capisco, riesco. Mezza vita, un cazzo. Fanculo stronzo di merda. Non so se bere ora la fiasca di testo, se no non sono riuscito a sapere. Cazzo! Ok, non sono più permessi errori ora, eh. Scudo alto. Fortuna non erano permessi errori, eh. Niente cani, niente, vi prego. Almeno riesco a sopravvivere un, per una volta, eh. Ragazzi, sarei interessato a sapere quanti HP ho. Cioè, io pensavo di essere morto, ve lo giuro. Ok. Non riesco a batterlo, è assurdo. È assurdo. Mamma mia. Vedi, è non è proprio un buon momento. Mi dispiace. Va bene, quindi proviamoci dopo essere saliti di livello. Non dico tanto, però.
Ah, ma poi non devo nemmeno fare giri strani, proprio così. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Collassa. Don't you think? What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return Questo me them l'hai già to detto. them. Welcome to the Parla. bonfire, unkindled one. I'm a fire keeper. Dice un I fabbro. Tend to the flame and tend to thee. Ok. The lords have left their thrones and must be delivered to them. Mm-hmm. To this end, I am at thy side. Avanza di livello. Very well. Then Ash, produce the coiled sword at the bonfire. The mark of Ash will guide thee to the land of the lords, to Lothric, where the homes of the lords converge. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Ok, perfetto. Ora devo scegliere. Allora. Perfetto. Ah, ma quante cavolo di volte posso salire di livello? Allora, facciamo 15 qua. Ho già uno slot armonizzazione ottimo, quindi una magia me la posso portare dietro sicuro. Tempera, vigore. Un pochettino più di energia ci starebbe, eh. Arrivo a 100. Ora no, destrezza no, destrezza. Cioè forza no, destrezza no, intelligenza no. Fede, fortuna no. No, metto a... a tempera. Mi serve più energia, mi serve molto più energia. Soprattutto se voglio battere il tizio. Ok. Usciamo. Ashen One, to be unkindled is to be a vest sovereignless soul. Potrei chiedere una forza, mostrare come farlo, creatura di Ashen One, potrei amministrare tutti i corpi. Va bene, esci. Inserisci lama spirale. Ok, questa qui è quella che abbiamo tolto dal corpo del tizio. Fallo acceso. Un rapper si è lodato il sole. Bene. Viaggio, armonizza incantesimo. Non ho incantesimi, quindi niente. Deposito degli oggetti. Esci. Ok, bene, quindi quindi ora che sono salito di livello io ci voglio riprovare. Anzi, io ci devo riprovare, ragazzi. Io vi devo questa vittoria. Se, cioè, ve la devo proprio. Poi, fra l'altro, ho una strada molto più breve. Ok, spero di riuscire a reggere tipo un colpo in più con la destrezza che ho adesso. Dai, vieni qua che sono salito di livello. Dai. Dai. Iniziamo.
Non ho capito dove ho perso la vita, per quello. Da qua come si espone questo catino. Però ha tempi molto simili su tanti attacchi, eh. Ecco, e non li ho azzeccati. Vieni, dai. Bastardo infame. Perché ha un'apertura quando esce dalla guardia, no, vero? Para anche il calcio. Non ci posso credere che para anche il calcio. Stavo provando, magari. No, eh? No. Va bene. Scusate. Penso che sia la prima volta in un Dark Souls che ci metto così tanto. Così dannatamente tanto. Cioè, quanti tentativi saranno? Per uccidere un tizio. Perché non posso andare? Oh. No, dai, non mi prendere in giro. Ah. Eh? I-O-U? Non ho capito. Che è successo? Oh. Non ho capito per quale motivo c'era... Cioè, non me lo sono immaginato, eh. Cioè, non me lo sono immaginato. Non mi voleva far uscire. Magari devo tornare al suo posto il tizio. Abbiamo già sprecato due fiasche Estus, vai. Oh, sti cazzi. Pensavo caricasse uno di loro, invece no. Sono morto. No. Non che ci metta tanto ancora a morire, però. Torniamo a curarci, va che è meglio. Saltiamo giù di qua. Se muoio, mamma mia. No, non muoio. Non toglie tanta vita, ok. Torniamo di nuovo. Beh, cioè, non è possibile, questa cosa. Non so, magari un boss che non è fatto per essere battuto a questo livello. Però, cazzo, dopo un po' dovrei capirli i pattern. Ci sto mettendo una vita.
Beh, guardiamo il lato positivo, almeno stavolta non sono morto. Ok. Cosa c'è lì dietro? Non so nemmeno se ci posso entrare, ma ne vale la pena uccidere questo coso? Ormai è un coso, non ho più un boss, ma è un coso. È stata la fiasca e Testus col timing peggiore che io potessi bere, tipo. Ok, proviamo così invece. Tattica un pochettino più aggressiva. Aia, 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 sti cazzi! Vaffanculo! Ogni tanto si mette a fare delle combo che fa poche volte. Ma quando ti becca sei morto, ma sei morto! Comunque ragazzi, non vale la pena andare lì. C'è una porta con un oggetto dietro. E basta. Non lo so, io adesso vado a recuperare quelle 500 rotte anime che ci sono su. Sono poche, fra l'altro. Ho sbagliato lato. Che sono poche, fra l'altro. Però le vado a recuperare, ma poi non vado a provare a battere un coso che non mi serve battere. Perché non mi serve battere. Ecco, ancora sta cosa. Ok. Sì, mi sa che è quando praticamente il tizio non è ancora al suo posto, diciamo. Quando la zona non è ancora... Lui non è morto e quindi invece di respawnare... Quindi invece praticamente invece di respawnare va a torna indietro, cammina indietro, penso, e quindi devono aspettare che tutto sia resettato, insomma. Ok, però abbiamo capito che stavo cercando di battere un boss inutile. Che a quanto pare è inutile almeno. Se li di livello non so, non penso di poter. Giusto? Anzi di livello. Then take them. No, costa 1.600. Farewell, Ash. Ok. Andiamo a incontrare anche... Dov'è il fabbro? Il fabbro. Ok, perfetto. Qui c'è qualcuno seduto. Ok. Accendere. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so. Ah! Oh cazzo! Ho sbagliato tasto. Pleasure to make thine acquaintance. I've lots of... And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy want, no? Devo stare assolutamente attento a non uccidere gente. Che non deve essere uccisa. Acquista oggetto, vediamo un po'. Cos'hai da vendere? Dardo di farro. Potrei davvero usarlo. Ripristino leggermente i punti vita. Può sempre tornare utile. Quindi lo prendo sicuramente. Scrivi quando viene posizionato per terra. Brace. Utilizzare con la massima cautela. Oggetto per dita visibile con varie nocche.
tecniche serve a rafforzare le linee con gli altri mondi per consentire l'evocazione di un terzo fantasma e anche di un secondo spirito oscuro. Con cautela, ok, capisco. Va bene, quindi, in poche parole, ho un incantesimo nuovo, che bello. Ashen One, be sure to bring more soap. Salve Fabbro. Allora, equipaggiamento. No. Sì. Qua. No, non posso. Dov'è? Dovrei poterlo usare. Vabbè, vediamo. Well, a new Andre, I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Sindhu, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Assegna Estus. Una blu la voglio tenere adesso che ho un coso. Prepara, infondi, rinforza. Pray be careful. I don't want to see my work. Ok, adesso devo controllare gli slot d'armonizzazione. Armonizza incantesimo. Ok, perfetto. Ok, ora devo soltanto capire qual è il tasto giusto in combattimento, che dovrebbe essere Y sul controller, quindi vado a vedere. No, vabbè, faccio prima, vado fuori, mi faccio ferire e vediamo. Perché mi sa che non lo posso usare ora, per il semplice fatto che non... Del permesso di colpirmi. Una volta, non due. Perché non posso usarlo? Aspettate un attimo. Ok, ora che sono ferito dovrei poter usare quell'incantesimo, anche perché è nel mio slot d'armonizzazione. Io, ci credete che non ho mai capito come funzionano le magie? Però questa volta voglio arrivarci, eh? Allora, vabbè, ragazzi, un giorno o l'altro capirò. Sono un imbecille, mi sento un nabbo, ma proprio di quelli. Ma di quelli. Ok. Ora, una volta arrivato qui, ho davanti diverse opzioni. Allora, innanzitutto lì c'è un trono e quello va analizzato sicuramente. C'è qualcosa. Leggi incisione, ad esempio.
Yorm è il genio della capitale, per farlo. Sono a quanto pare i diversi troni dei diversi tizi. Ultima speranza della tua stirpe. Ottimo. Va bene, quindi questi sono nomi. Inutile che me li vada a leggere tutti. E qua c'è il primo dungeon. Appena scoperto. Qua invece cosa c'è? Piccolo cieco più avanti, non ci credo. Seriamente un vicolo cieco? Qualche porta particolare? No, eh? Dai, in certi casi ci deve essere una porta, un qualcosa che si può aprire. Un muro invisibile? No, no, non c'è niente. Vabbè, probabilmente ci verrà un NPC, una cosa così. Ok. Ah, ma qua siamo, ok, dal fabbro, amico mio. Dietro il fabbro non c'è niente, una stanza vuota. Ottimo. Di qua, allora di là si va al vicolo cieco. Si torna su. E a quanto pare devo scendere. Scendiamo. Proviamo a vedere, dai. Dico, lo cerco anche di qua. Non è possibile. Sono dall'altra parte, eh. Un'enorme stanza per un gazzo, insomma. L'unica cosa che ho visto per ora è quel foro nella parete. Sti cazzi, ok. Quindi zona NPC di là. Sì, tutta zona NPC. L'unico dungeon che ho scoperto per ora è il foro nella parete. Andiamoci. Ah, di qua. No, da qua sono arrivato. Sì, da qua sono arrivato. Andiamo. Andiamo. Ah, ma sono qua dietro, ok. Niente di estremamente particolare, diciamo. Questo qui è il vicolo cieco? Questo qui è il vicolo cieco. Ok. Anche qua niente. Ok. Dovrei aver esplorato ogni singolo angolo da queste parti, giusto? Sì. Ogni singola di queste porte conduce a vicoli ciechi. Ognuna. Non è possibile. Saliamo al posto che scendere, allora. Il falò ti riporterà a Lothric. Andiamo a vedere dall'altra parte. Ok, di qua si potrebbe andare. Sono anche piuttosto sicuro di doverci andare.
Ah, ha un aspetto familiare. Oddio. Oddio, no, vi prego, ragazzi. Ragazzi. Bellissimo. Bellissimo. Ci sta. Che ricordi, eh? Chiuso. Niente. Niente, qua ci sarà un giorno una scorciatoia, ma per ora non ci posso fare niente di qua. Davvero? No, non ci posso salire. Ok. Quindi anche di qua non è altro che un vicolo cieco. Perfetto. Però mi sa che devo salire a questo punto. A questo punto sì. Però di qua non si sale, di là non si sale, quindi non devo salire, scherzavo. Ok. Quindi. Da giù non si arriva da nessuna parte. Mi ha già spaventato una volta. Ti pare giusto spaventare così le persone, eh? Cretino. Ok. Quindi un cazzo, proviamo a tornare al primo falò e vedere se posso cambiare strada da lì. Cioè al primo farò, non al primo. Al secondo, al primo boss intendo, al primo boss. Ok, andiamo a vedere. Allora, da qui o vado di là e non c'è niente, non è vero. Ed è dov'ero finora. O vado di qua e vediamo. Ok. Andiamo avanti di qua. Ah, potevo anche andare qua direttamente. A sto punto. Ok. Di qua mi pare di non esserci ancora venuto, o sbaglio. O forse è proprio da dove sono venuto. Sì, questo è da dove sono venuto. C'è soltanto l'angolo con il cretino di là. Qua a destra non si può andare, vero? No. Proviamo ad andare di qua. Allora. Diamogli un'occhiata. Allora, falò 1, falò 2 lì, il falò 3 è in quella chiesa, che è quella dove ero 2 secondi fa. Quella è la torre che c'è di fianco. Io per forza dovrò salire sicuramente, ma sicuramente. Dai, andiamo a salire, dai. Non vorrei che... Per salire devo battere il tizio, il cretino lì. Ovviamente mi dispero qua, sti cazzi.
Vabbè ragazzi, dato che è già passato un sacco di tempo e questo episodio ve lo devo editare come non so cosa, faccio un ultimo tentativo con il tizio e se riesco vado avanti, se non riesco ragazzi ci vediamo al prossimo episodio, altrimenti qua vado avanti. Penso io a perdere dei punti inutili. L'ho detto. Non parla fuori. Perché dovrei... Dai, vai. Per favore. Andiamo a regolare i conti un'ultima volta e poi vedremo. Tra l'altro spero che sia un nemico che non respawna. Ok. No, cos'è? Ho cliccato! Con la rotellina! Ho perso il focus! Vabbè, ragazzi, si può dire che non ho avuto successo oggi. Non ho avuto affatto successo. Dato che non ho voglia di umiliarmi oltre. Dato che non ho affatto voglia di umiliarmi oltre, che devo capire cosa è successo con sto mouse, perché piano piano mi sta davvero iniziando a far sclerare, vedete come funziona male, ecco. Dati questi due fatti, io per oggi stacco, perché ragazzi, non è facile. Quindi, ragazzuoli miei, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo episodio e spero di riuscire a concludere qualcosa la prossima volta. Bella ragazzi! Ciao!